scenario di Riccione e di tante altre Ecco località, Ponza. dice: ma allora che senso ha? Cioè, è come se ci fosse un voler essere che è teorico e che tranquillizza tutti, e poi c'è una realtà che va avanti e fugge verso altri vincoli. Credo che, diciamo, quando noi guardiamo queste discoteche dove alla fine le persone sono ammassate, non vengono rispettate le regole, io credo che queste discoteche vadano chiuse, perché se noi vogliamo avere un controllo della situazione, vogliamo evitare di ritrovarci come ci siamo ritrovati a marzo e aprile, perché qua tutti si sono dimenticati che abbiamo avuto 35.000 morti e un paese bloccato per alcuni mesi. Se noi non vogliamo ritornare in quella condizione, bisogna anche far rispettare le regole. Per strada è molto difficile farlo, ma quando noi abbiamo dei locali dove c'è una responsabilità, io penso che come voi avete fatto in maniera così attenta questa indagine giornalistica, bisogna intervenire. Mi risulta che in alcuni casi questo sia avvenuto, e chiudere queste discoteche. Noi non ci possiamo permettere delle grandi leggerezze, perché poi dopo, quando ci troveremo nuovamente a settembre-ottobre con il contagio che cresce, noi vediamo quello che sta succedendo in Spagna, quello che sta succedendo in Francia, nei Balcani, in posti che sono molto vicini a noi. Io credo che ci voglia più responsabilità. Sicuramente ci vogliono più controlli e più rigore, soprattutto per questi luoghi di assembramento, ma ci vuole anche più responsabilità individuale, perché non possiamo pensare di controllare 60 milioni di italiani se si mettono o non si mettono la mascherina. Io credo che mai come in questo momento ci vuole la responsabilità dei singoli, perché dobbiamo fare affidamento anche su un senso civico, che significa garantire la propria sicurezza e la sicurezza anche degli altri. Il fatto che si sia così ridotto l'età media dei contagiati, che oggi scende progressivamente, ci fa capire che il problema principale sono proprio i giovani, molti che sono andati all'estero per delle vacanze. Adesso è intervenuto il ministro Speranza per fare un controllo, Certo, per sì. fare tamponi e controlli a tutti quelli che rientrano dall'estero, ma così noi non ci possiamo permettere che ci siano dei luoghi di assembramento dove ognuno fa quello che vuole, perché facciamo, a un certo punto noi siamo il paese dove le regole non si rispettano. Marianna Aprile.